quindicesima giornata del campionato regionale di seconda categoria. Incontro tra ASD Castiglione, ASD Sanarica. Grandissima prestazione dei giocatori del Sanarica, che seguiti da oltre 30 tifosi da Sanarica, hanno portato a casa l'intera posta in palio. Un confronto che vedeva tra le file della squadra di casa l'ex giallo-nero Mister Piri e gli ex di turno Fabrizio Romano, Daniele Corvaglia e i fratelli Rizzello Amedeo e Giorgio, che oggi hanno ben figurato contro gli ex compagni. Subito in avanti il Sanarica, prima con Malespina che tira di poco fuori e poi con Todaro, che si fa recuperare all'ultimo momento. Al quindicesimo gran botta da fuori aria di uno scatenato Giovanni Serra, che colpisce la prima delle due traverse di oggi. Al diciottesimo atterrato in piena area di rigore Malespina, l'arbitro a due passi concede incredibilmente calcio di punizione contro. Al 35esimo ammonizione per fallo di Piccinno, che poi ingenuamente si fa espellere dopo un battibecco con l'ex Rizzello. Il Sanarica, pur in 10, continua a fare il suo gioco, fuori Checco Chiri per infortunio, al posto suo Murad Harbi, che si fa subito ammonire per un fallo tattico. Il secondo tempo vede ancora il Sanarica in avanti alla ricerca del gol, proprio con Murad Harbi, che con una bella azione personale impegna il portiere di casa. Poi dopo due minuti, gioco pericoloso dello stesso Harbi che rimedia il secondo giallo e contestualmente l'espulsione. Sanarica in 9 per oltre mezz'ora, ma i ragazzi non demordono. Ed ecco che sale in cattedra al 57esimo Giovanni Serra, che prende palla sulla fascia laterale all'altezza del centrocampo. Si smarca prima uno, poi un altro avversario e lascia partire un tiro da oltre 35 metri, che si insacca sotto l'incrocio del palo opposto, facendo esultare i tifosi al seguito. Il Castiglione cerca di costruire qualcosa non impensierendo gli ospiti, rendendosi pericolosi solo su 4-5 calci di punizione dal limite. Poi al 62esimo Todaro ci prova a sua volta da circa 25 metri, con un gran tiro a pallonetto che colpisce nuovamente in pieno la traversa. Poi del Castiglione veniva espulso al 64esimo Daniele Corvaglia per doppia ammonizione. Al triplice fischio finale, dopo 5 minuti di recupero, finalmente il Sanarica poteva gioire per una grande vittoria. Tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls, now you're looking pretty in a hotel bar. And prima di presentare il prossimo turno vi segnaliamo l'aggiornamento della classifica progressiva. Taurisano 1939 a 28 punti, Zollino 25 punti, Secli Calcio 23 punti, Gioventù Calcio Cutrofiano 23 punti, Lorenzo Mariano 20 punti, Maschenato Caprarica 17 punti, Sanarica 14 punti, Tuglie 13 punti, Alessano 11 punti, Real Galatone 11 punti, Idruntum 2014 10 punti, Castiglione d'Otranto 9 punti, Atletico San Nicola 1 punto. Adesso vi presentiamo la 14esima giornata, che andrà in scena il prossimo 29 gennaio alle ore 15. Giocheranno Castiglione d'Otranto contro Secli Calcio, Gioventù Calcio Cutrofiano contro Sanarica, Real Galatone contro Maschenato Caprarica, Taurisano 1939 contro Idruntum 2014, Tuglie contro Alessano, Zollino contro Lorenzo Mariano. Il tutto potete leggerlo sul nostro sito ufficiale grazie all'articolo pubblicato del nostro Lucio De Salvatore, inviato a seguito della ASD Sanarica. If you get to hear me now.